Ciao a tutti, sono BarbieXanks e benvenuti in un nuovo video. Oggi torniamo alle nostre recensioni e vi parlerò di Macchine Mortali, il film prodotto e scritto ma non diretto da Peter Jackson, che è nel cinema già dal 13 dicembre. Scusate se la mia recensione arriva un pochino più tardi rispetto al solito, vi ho fatto una recensione flash su Instagram ma sono stata poco bene, ho avuto dei problemi, scusate. Spero vi piaccia questo video, possa esservi utile e nel caso fosse così fatemelo sapere con un like o un commento. Per scegliere i prossimi video seguitemi su Instagram. Ma iniziamo a parlare del film. Macchine Mortali parla di un futuro distopico in cui il mondo che conosciamo è ormai stato distrutto. Le città per sopravvivere sono su ruote e si spostano. Le risorse sono poche e quindi proprio per questo le città più potenti cacciano le altre città, così da prendersi i loro viveri. La protagonista del film è Esther, una ragazza un pochino losca. Lei vuole arrivare al capo di Londra. Il suo scopo è quello di ucciderlo, ma questo tentativo verrà interrotto da un ragazzo, Tom. I due, volendo o meno, si troveranno a dover collaborare. Come andrà a finire? Lo scoprirete guardando il film, perché io non vi faccio spoiler. Ma iniziamo a parlare del film. Macchine Mortali nasce come una saga letteraria, ma a livello cinematografico è una saga young adult, un po' sulla scia di Hunger Game, e questo approccio per adolescenti è palese, però non prendete questo young adult come tutte le cose negative dei young adult, perché fortunatamente i difetti tipici che hanno molto spesso questo genere di prodotti non sono presenti in questo film, fortunatamente, ma anzi ci sono delle rappresentazioni interessanti. Il film è un prodotto per ragazzi, è molto curato nella qualità, però qualche pecca ce l'ha, un po' come qualsiasi film. Dovete entrare in sala pensando che si tratta di un prodotto per ragazzi. Io ero entrata credendo fosse qualcosa di molto più simile a Mad Max Fury Road, in realtà non è così. È un prodotto per adolescenti. Il film ha due aspetti molto belli e molto curati, scenografia e effetti visivi. Non a caso il regista, Christian Rivers, ha lavorato proprio in questi due settori, braccio a braccio con Peter Jackson, quindi nei suoi progetti. E proprio questi due campi in genere nei film di Peter Jackson sono sempre stati molto curati. Questi sono due aspetti molto forti del film e non sono per niente da trascurare, perché il mondo che noi vediamo doveva essere credibile a livello visivo. Cosa che fortunatamente è. Una delle parti più affascinanti del film, secondo me, è lo stile. Uno stile simile allo steampunk rielaborato. Gli effetti visivi hanno un ruolo molto importante. Nel caso queste macchine fossero state animate male o in maniera non credibile, tutto il mondo del film sarebbe crollato. Mi sono piaciute molto anche le scene d'azione, perché siamo all'interno di un prodotto young adult e il taglio dato a queste scene è molto più vicino a quello di un film d'avventura rispetto a un film action per adulti. E questa cosa l'ho apprezzata molto. Inoltre queste scene d'azione riescono a sfruttare bene sia la scenografia sia lo spazio. Abbiamo proprio il senso di profondità in queste scene. Se siete indecisi se vedere o meno questo film, io vi consiglierei di vederlo al cinema, perché la maestosità dello schermo e soprattutto la parte audio non sono replicabili a casa, per quanto voi abbiate grande il vostro schermo, per quanto abbiate l'home theater, insomma, non sono replicabili. Soprattutto se non siete il target del film, quindi dei ragazzi giovani, dei teenager, perdervi tutta la parte visiva vi lascerebbe da soli con la trama, e la trama è per adolescenti, non è per voi. Ma parliamo proprio di questo, della trama, della storia che racconta questo film. Il film secondo me travolge, sotto un aspetto positivo e un aspetto un po' non troppo positivo. Travolge per la parte visiva, per tutte le cose che accadono, che ci travolgono letteralmente all'interno di questo mondo, ma travolge anche per la parte della sceneggiatura. Ci sono troppe informazioni e il pubblico fatica davvero a stare al passo con tutte queste informazioni. Pur non sapendo nulla, finito il film si ha la percezione che siano troppi libri uniti insieme. Troppe narrazioni in un unico film. Macchine Mortali ci dà troppe informazioni che non facciamo letteralmente in tempo a processare sui due personaggi protagonisti, le loro storyline, i personaggi connessi a questi due personaggi protagonisti. Poi c'è la trama politica, poi c'è la storia di altri due popoli, poi c'è la storia letteralmente di questo mondo. Poi c'è la storia del passato, il motivo per cui questo mondo è diventato così. In più c'è la proiezione futura, quindi i piani politici futuri. Oltre a delle sottotrame che si uniscono a tutto ciò. Ed è troppo secondo me. Il film risulta davvero senza respiro per quanto riguarda la trama. Se a livello d'azione ci stanno tutte queste scene action, da parte della trama si fatica molto a star dietro a tutti questi piani, tutte queste sottotrame, perché vieni letteralmente travolto. Non fai in tempo a processare una situazione che subito... è già successa un'altra e già stai a metà di un'altra situazione. Sono un po' troppe. Io in questa metà avrei tolto alcune situazioni, come quella riguardante la figlia del politico. Secondo me sono situazioni di troppo, potevano essere raccontate in maniera diversa e trovare altri stratagemmi per parlare di quella trama. Capisco che da una parte forse questo mettere tante carne al fuoco può essere un modo per tenere viva l'attenzione di un pubblico più giovane,
però secondo me questo è un po' troppo. Però il film, come vi ho detto, ha dei difetti ma anche dei pregi, come per esempio la rappresentazione, che è sempre un tasto dolente quando si parla di young adult. Spesso, soprattutto nel campo letterario, ci sono delle rappresentazioni tossiche. Qui invece abbiamo qualcosa di estremamente diverso e molto positivo. La protagonista di questo film è una ragazza, è un'eroina, è schiva e ha anche una cicatrice sul volto, quindi non proprio la classica eroina che ci aspettiamo. Lei è tosta, determinata, la vediamo anche inizialmente fare qualcosa di violento, come tentare di uccidere un uomo, qualcosa che raramente vediamo all'interno di un film e tantomeno all'interno di un film destinato per adolescenti, in cui molto spesso il protagonista è un ragazzo. Qui vediamo lei come protagonista principale, come eroina, come ragazza schiva e tenebrosa, e ci sarà un personaggio maschile, Tom, interpretato da un attore che faceva la serie Misfits, non so se lo sapete. Lui è un ragazzo di città ed è anche un po' snob. In genere questa parte viene sempre data alle ragazze, ai personaggi femminili, e mi è piaciuto questo tipo di ribaltamento. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto di questo film è che abbiamo davanti a tanti personaggi femminili, i ruoli centrali, i ruoli meno centrali, e hanno tutte delle caratteristiche diverse, ma soprattutto vediamo dei personaggi femminili molto diversi tra loro. Vediamo donne asiatiche, donne afrodiscendenti. Il film è stato tacciato da alcuni giornali di essere un po' troppo reverenziale verso il box office cinese, che come sapete è molto importante, e molti hanno detto che hanno messo un personaggio asiatico tanto per, giusto per metterlo, ma non abbastanza approfondito. Secondo me è abbastanza approfondito per il contesto generale, dove tutto è molto veloce, ecco. Sinceramente non l'ho visto così negativamente. Certo, è poco approfondito, ma lo è tutto purtroppo. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è il rapporto dei due protagonisti, soprattutto per la scelta del finale. Non vi posso fare spoiler, se siete curiosi ne parliamo tra i commenti, quindi scrivetemelo. L'assenso di una determinata cosa mi ha colpito molto e l'ho molto apprezzata, rappresentando qualcosa che è difficile da classificare. Il rapporto dei due è molto positivo, si supportano, è davvero un rapporto per nulla tossico, cosa non scontata per un prodotto destinato ad adolescenti. Ma questa era la mia opinione sul film. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, scrivetemelo con un commento qui sotto. Grazie mille ancora per essere arrivati fin qui. Se avete visto il video fin qui, lasciatemi un commento con un ingranaggio, oppure scrivendo ingranaggio, oppure quello che vi pare, se non avete quell'emoji. Grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video.